Al mercato sotto al gazebo del Movimento 5 Stelle con Viviana Carbonara, che è la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle e della lista a supporto Con te per Mentana. E Viviana, che campagna elettorale è? E ti chiediamo se avete consegnato le liste, se è andato tutto bene. Sì, abbiamo consegnato le liste ieri, è andato tutto bene perché è da tempo che ci stavamo organizzando e quindi abbiamo cominciato la nostra campagna elettorale alla grande, abbiamo fatto una prima presentazione ieri con i candidati consiglieri e quindi procede tutto speditamente. Nelle liste, visto che c'è questa novità per il movimento, anche della lista a supporto, quindi non una sola lista, che profili avete cercato? Chi si è avvicinato a voi in questo periodo? Beh, sono delle liste molto variegate, ovviamente per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per la maggior parte sono gli attivisti che da anni oramai seguono anche il mio lavoro da consigliere comunale, quindi sono persone fidatissime, professionisti, anche persone in pensione che si sono avvicinate da tempo al Movimento e che hanno sempre dato un grande contributo. Invece qualche novità in più, c'è cioè per la lista Con te per Mentana, abbiamo anche dei giovani che quindi ci danno una grande mano anche per quanto riguarda l'aspetto più tecnologico, digitale, per quanto riguarda tutta l'organizzazione dei post. Noi ovviamente lavoriamo molto sulle nostre forze e quindi ognuno è in grado di dare il suo contributo. Un'ultima domanda, volevo sapere, abbiamo fatto un giro per il mercato, non abbiamo raccolto tutto questo entusiasmo intorno alla politica, è stato difficile raccogliere le firme per la presentazione, qui state ormai da settimane con i gazebo, vedete gente che si ferma oppure c'è un disinteresse generale e velocemente una priorità per Mentana? No, noi abbiamo avuto l'impressione esattamente opposta. Pensavamo di fare molta più fatica anche per la raccolta firme, invece abbiamo fatto un lavoro ovviamente regolare secondo le norme. Io sono stata la certificatrice, ho raccolto firma per firma e questo mi ha dato anche la possibilità di parlare con tanta gente e abbiamo riscontrato un grande interesse, una grande energia perché questo è dovuto probabilmente anche a una fase molto positiva per il Movimento 5 Stelle, dato il nuovo corso di Giuseppe Conte. Una priorità per Una Mentana? priorità per Mentana, se dovessi scegliere, il nostro programma è molto ricco, ma è sicuramente la scuola. Mentana ha sicuramente bisogno di servizi, di un istituto superiore e di un asilo nido per supportare le famiglie e soprattutto l'occupazione femminile. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi.